vivo in Uganda. Sono venuta, diciamo, con mio marito, che è medico, che era già stato qui con padre Giuseppe Ambrosoli 35 anni fa. Forse circa 19-20 giorni dopo che ero qui, mi hanno invitato ad una festa in un villaggio vicino, e mentre ero in questa festa è arrivata questa piccola bambina, che c'è stata quella che ha parlato più di tutti al nostro cuore, e soprattutto con lei, sembra strano, che ci ha fatto conoscere la bellezza di Dio. E lei mi è subito saltata addosso, ha incominciato ad accarezzarmi e mi diceva qualcosa che non capivo, no? Tornata a casa ho parlato con mio marito, gli ho detto: sai, ho trovato questa bimbetta col testone. Lui si è preoccupato dicendo: sai, quanti anni poteva avere? Ho detto: intorno a 4-5 anni, in effetti ne aveva 4. E lui mi ha detto che questi bambini in genere verso quell'età muoiono, che bisognava subito rintracciarla per poterla operare. Non è stato facile rintracciarla, perché questi bambini in genere vengono tenuti piuttosto nascosti, quando non anticamente, e forse ancora qualche volta avviene, vengono eliminati, perché considerano che hanno gli spiriti, che non devono stare, diciamo, alla presenza degli altri. E difatti poi ho saputo dalla nonna che anche lei, il nonno, non voleva all'inizio che continuasse a vivere. Un giorno sono andata in quella zona, ho chiesto, ma non mi hanno detto nulla, mi hanno detto che non c'era lì un bambino così deforme. E mentre stavo andando via mi sono girata di nuovo indietro e lei usciva dalla capanna, e quando mi ha visto ha cominciato a correre verso di me, io verso di lei. E poi ci siamo abbracciati, siamo stati un po' a chiacchierare, poi lei si è addormentata nelle mie braccia e questo è stato il nostro secondo incontro con Akech. Diciamo, grazie ad Akech che tutto questo è nato, perché subito dopo, poi in un secondo momento l'abbiamo fatta anche operare, e subito dopo mi sono domandata: cosa posso fare per questi bambini? Finché ho pensato: c'è un modo per cambiare la vita di questi bambini, ed è farli studiare, sia di Akech sia di altri bambini che man mano andavo incontrando, che magari strisciavano per terra perché non potevano camminare. Però come farli studiare? Akech non poteva venire a scuola perché col suo testone perde l'equilibrio, cade, e ha un piedino un pochino storto, per cui non cammina bene, e gli altri non potevano andare a scuola strisciando per terra. E anche a regalargli una carrozzella, chi ogni mattina li accompagnava. E allora ho pensato, io azzardando, forse potremmo fare una casetta vicino alla scuola, e da lì, ecco, con delle donne che accudiscano questi bambini, e così da lì i bambini possono andare a scuola e avere un futuro diverso. Ne abbiamo parlato con le suore, anche le suore hanno accolto benevolmente questo e ci hanno donato questa, che erano due stanzette senza bagni, due stanzette piccole piccole, neanche la metà di questa casa. E abbiamo detto loro che volevamo ristrutturarla per questi bambini, magari per 3-4 bambini. E loro hanno detto: va bene. Abbiamo fatto i conti di quanti soldi avevamo e abbiamo visto che avevamo 4.000 euro. Abbiamo fatto fare un preventivo, ci volevano 10.000 euro per ristrutturarla, però ho detto: va bene, andiamo, partiamo, se è qualcosa che il Signore vuole ci aiuterà, e se no vuol dire che tutto finirà, ed è meglio così, perché dobbiamo seguire quella che è la volontà di Dio. E così siamo partiti con questo progettino, e appena praticamente stavano per cominciare a scavare è morta mia madre, sono partita per l'Italia. E lì, la sera del funerale, Tito mi chiama e mi dice: sai, Nunziella, le suore mi dicono, una volta che lavorate, perché non allargate un pochino di più, magari per 10-12 bambini? E
allora io gli dico subito, va bene Tito, digli di allargare. Mi fa lui, ma con quali soldi se ancora non abbiamo manco 10.000 euro per la... Ho detto tu digli di allargare, perché se il Signore vuole noi lo faremo. E appena chiusa la telefonata mi ha chiamato un'amica di mia madre, mi ha detto che voleva salutarmi perché lei era anziana, anche lei poi è morta e non era potuta venire al funerale. Il giorno dopo sono andata là e mi ha detto avevo dei soldi da parte, ecco te li do, fai qualcosa per i tuoi bambini in Africa. La prima è stata dedicata alle femminucce perché abbiamo voluto intanto pensare a loro, perché sono anche quelle più esposte per magari violenze e altri problemi, per cui abbiamo pensato di mettere prima loro nella casetta. Però i maschietti rimanevano senza, alcuni ci avevano fatto richiesta e abbiamo dovuto rifiutare, no? Ho detto a Tito, beh, vediamo un pochino quanti soldi abbiamo adesso per continuare. Abbiamo fatto un calcolo e ci rimanevano intorno a 7.000 euro. E quando io gli ho detto, Tito, vabbè, iniziamo, tanto 7.000, siamo partiti con 4.000, l'altra volta partiamo con 7.000 avvantaggiati. Ma lui mi ha scoraggiato dicendo, guarda Nunziella, l'altra volta non avevamo le bambine, adesso abbiamo le bambine. Le bambine hanno bisogno di cure, hanno bisogno di operazioni. E quello che noi chiediamo in Italia per il loro mantenimento è, diciamo, un po' più della metà di quello che di fatti ci vuole per mantenerle. E quindi a malincuore ho detto, beh, hai ragione, lasciamo stare, aspettiamo ancora un poco, no? E, se non che dopo un po' di giorni mi scrive una mia amica e mi dice, Nunziella, prima di partire ti voglio salutare. Siamo andati a trovarla 3 giorni prima di partire e lei mi ha detto, guarda, io avrei 20.000 euro da donare. Mi ha detto, non ti chiedo nulla, neanche di dire qual è il mio nome, non voglio, però ti chiedo solo di dedicarla a Don Pino Puglisi. Appena ha detto 20.000 euro, mi sono bloccata, mi sono girata verso Tito, ho detto, hai visto Tito, quando il Signore vuole una cosa, puoi mettergli tutti i bastoni fra le ruote, ma lui trova la strada per poter passare e per poterlo ottenere. I soldi arrivavano prima della necessità. E abbiamo toccato con mano la provvidenza di Dio, ma non per noi, per questi bimbi, perché abbiamo capito che veramente li ama tanto da superare ogni difficoltà e da farcela superare a noi nei momenti di stanchezza, di delusione, di problemi che sono insorti e cose varie, no? Veramente il Signore ci precede e vuole questo e noi stiamo cercando con molte difficoltà e molte incapacità di poterlo seguire. Ecco.